Grazie Presidente, parliamo di alberi, approfitto della presenza dell'assessore Maran. Leggo dalla Repubblica di oggi, l'articolo ha questo titolo: 100 alberi sfuggiti ai tagli per il metro 4, virgolettato, ne salveremo ancora. E prendo un pezzo dell'articolo. In corso plebisciti si salveranno 13 piante su 48 e anche in Viale Argonne si sta cercando una soluzione per ridurre di una ventina il numero di alberi da sacrificare, visto che oggi sono 63 i tagli previsti. In totale, insomma, è stato messo in salvo, grazie alle pressioni dei comitati cittadini, un centinaio di alberi. Mi lasci il beneficio del dubbio, ma se i comitati cittadini non ci fossero stati, lei sarebbe andato avanti col progetto originario? Mi scusi, ma questo, dal mio punto di vista, è estremamente importante, dato che se per ora stiamo parlando di 100 alberi che sarebbero stati inutilmente abbattuti sul suolo di Milano grazie a questi progetti, vuol dire uno che il lavoro è ancora in corso e ce ne sono altri che potenzialmente verranno salvati. E due, chi sta de decidendo questo? Giusto perché gli alberi sono una cosa evidente, fanno arrabbiare i cittadini, sono in mezzo alle piazze, in una città con lo smog come Milano, quindi saltano all'occhio, ma se ci sono questi errori progettuali in superficie dove l'opinione pubblica colpisce e colpisce forte, a livello infrastrutturale come siamo messi? E io mi rivolgo quindi, mi passo dagli alberi al project financing direttamente. Noi sappiamo già che lo schema utilizzato per le grandi opere, di cui Incalza e Compagnia Bella, che portavano all'incremento fino al 40% dei costi è già messo nero su bianco nell'impatto sul bilancio del Comune di Milano di metro 4. E quindi gli alberi sì sono un simbolo per la città e, assessore, noi lotteremo per salvarli e questa buona notizia dei 100 alberi ci dice che siamo sulla direzione giusta perché i progetti erano, come sostenevamo, sbagliati. Ma lei è sicuro che a livello infrastrutturale, ingegneristico e tutto il progetto sia a posto? Perché l'incremento dei costi sul bilancio è già messo nero su bianco e dal nostro punto di vista segue le curve degli incrementi inutili visti dalle opere dove di fatto dietro, e non, per ora spero che non sia la nostra situazione, si mangiava e si rubava. Noi in questi giorni abbiamo lanciato un tag, 573 alberi da salvare. 573 alberi sono il numero esatto degli abbattimenti di alberi ad alto fusto previsti dai progetti attualmente in vigore. Le schede di consistenza, che sono i documenti stilati dal Comune di Milano a dicembre, quindi sotto questa amministrazione, non sono progetti di Metro 4, non sono progetti della Moratti, ma sono progetti dei nostri uffici datati dicembre. Queste schede di consistenza prevedono i 573 alberi. Mi sono state fornite il giorno prima di salire sull'albero dal RUP del procedimento, quindi sono quelle attualmente in vigore. Abbiamo visto che, grazie alla pressione dei comitati, grazie al lavoro di forze politiche, grazie al lavoro dell'assessorato, parte degli alberi sono stati ridotti. La domanda è semplice: se questi sono gli unici documenti attualmente in vigore, dove sono i progetti esecutivi che sanciscono un numero inferiore degli alberi? E soprattutto, se questi progetti non ci sono perché li ho richiesti direttamente al responsabile unico del procedimento, chi sta decidendo quali alberi vanno tagliati e no? E chi sta decidendo in che modo si stanno modificando questi progetti prima di passare agli esecutivi? Quindi, dato che la situazione è questa e i progetti non ci sono, perché sono attualmente in fase di ridefinizione, le richieste sono quattro. Uno, la sospensione immediata degli abbattimenti finché i progetti esecutivi non sono a disposizione della cittadinanza e dei consiglieri comunali. Due, la messa online di questi progetti definitivi e delle nuove schede di consistenza, cioè i documenti, le planimetrie che sanciscono quali alberi debbano essere abbattuti e quali no, dato che ora si sta lavorando alla cieca. E tre, la ridiscussione pubblica con i comitati e con la città. Di ogni singolo cantiere.
Io finisco questo intervento ricordando che il Bosco di Gioia è stato abbattuto durante il Ponte di Pasqua. Io le dico, Assessore, che durante il Ponte di Pasqua noi saremo qui e invitiamo i cittadini alla disobbedienza civile per quanto riguarda l'abbattimento degli alberi, dato che questi progetti non sono per niente accurati, e l'ho dimostrato questi 100 alberi che verranno salvati, né tantomeno definitivi, perché i progetti esecutivi non sono presenti. Quindi noi al Ponte di Pasqua ci saremo. Grazie, consigliere Calise.